nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 27, 7 ottobre 1929. Come il fiat divino è inseparabile dalle opere sue, momento terribile della caduta di Adamo. Mi sentivo tutta immersa nel fiat divino, la sua luce mi circondava dappertutto, dentro e fuori. Ed il mio dolce Gesù, facendosi vedere, mi ha stretta fra le sue braccia ed avvicinandosi alla mia bocca, dalla sua mi mandava il suo alito nella mia, ma tanto forte che io non potevo contenerlo. Oh, come era soave, dolce, fortificante, l'alito di Gesù. Io mi sentivo rinascere a nuova vita. Ed il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, tutto ciò che esce dalle nostre mani creatrici contiene conservazione e creazione continua. Se il nostro atto creatore e conservatore si ritirasse dal cielo, dal sole e da tutto il resto della creazione, tutti perderebbero la vita. Perché essendo la creazione il nulla, le necessita l'opera del tutto per conservarsi. Ecco perciò che le nostre opere sono inseparabili da noi. E ciò che non è soggetto a separarsi si ama sempre, si ha sempre sott'occhio e forma una sola cosa, l'opera e colui che l'ha creata. Il nostro fiat, che si pronunziò nell'atto di creare tutte le cose, si restò in atto di dirsi sempre per costituirsi atto e vita perenne di tutta la creazione. Noi nell'operare non è come l'uomo, che non mette il suo respiro, il suo palpito, la sua vita, il suo calore nell'opera sua. Perciò la sua opera è separabile da lui. Nella ama con amore invincibile e perfetto. Perché ciò che si rende separabile si può giungere fino a dimenticarsi dell'opera sua. Invece noi, nelle nostre opere, è vita che mettiamo. E si ama tanto che per conservarla facciamo correre sempre la nostra vita nell'opera nostra, e se vediamo pericolo come fu nell'uomo, mettiamo la nostra vita per salvare la vita che è corsa nell'opera nostra. Ora, figlia mia, il tuo vivere nel mio fiat divino incominciò col chiederti
la tua volontà, che tu ben volentieri mi cedesti. Ed io, quando ti vidi donarmi il tuo volere, mi sentii vittorioso, ed alitandoti volli pronunziare il mio fiat onnipotente nel fondo dell'anima tua, per rinnovare l'atto della creazione. Questo fiat lo ripeto sempre, per darti vita continua di esso, e come si ripete, conserva te e mantiene la sua vita in te. Ecco perciò mi senti che spesso, fiatandoti, ti rinnovo l'anima tua. È l'inseparabilità che sento, è la mia volontà divina che mi fa amare con amore perenne ciò che abbiamo depositato in te ogni volta che si ripete il mio fiat. Ogni sua verità che ti manifesta, ogni sua conoscenza o parola che ti dice, è un amore che sorge in noi, per amarti di più e per farsi amare. È il nostro fiat creatore e conservatore che, amando la sua vita e ciò che ha fatto in te, si pronunzia sempre per conservare la sua vita e la bellezza dell'opera sua. Perciò sii attenta a ricevere continuamente la parola del mio fiat, che è portatore di creazione, di vita e di conservazione. Dopo di ciò, stavo facendo il mio giro per seguire gli atti del Fiat divino nella creazione e, giunta nell'Eden, mi sono fermata nell'atto quando l'uomo respinse la volontà divina per fare la sua. Oh, come comprendevo bene il gran male di fare l'umana volontà. Ed il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, certo che fu terribile il momento della caduta di Adamo. Come respinse il nostro volere divino per fare il suo, il nostro fiat stava in atto di ritirarsi dal cielo, dal sole e da tutta la creazione per risolverla nel nulla. Perché colui che aveva respinta la nostra divina volontà non meritava più che il nostro fiat mantenesse l'atto continuo di creazione e conservazione in tutta la creazione, fatta per amore dell'uomo e data a lui come dono dal suo creatore. Se non fosse stato che il Verbo Eterno avesse offerto i suoi meriti previsti del futuro Redentore, come li offerse per preservare la Vergine Immacolata dalla colpa originale, tutto sarebbe andato in rovina. Il cielo, il sole si sarebbero ritirati nella nostra sorgente e, ritirandosi nella nostra divina volontà, tutte le cose create avrebbero perso la vita. Ma presentandosi il Verbo umanato innanzi alla divinità e facendo presenti i suoi meriti previsti, tutte le cose stettero al loro posto. Ed il mio fiat continuò la sua opera creatrice e conservatrice, aspettando la mia umanità per farne il dono legittimo che meritavo. Tanto è vero che si fece solenne promessa all'uomo, dopo la sua caduta, che sarebbe sceso il futuro Redentore per salvarlo, affinché pregasse e si disponesse a riceverlo. Tutto fece la nostra volontà e con giustizia teneva diritto su tutto. L'uomo, col fare la sua volontà umana, gli toglieva i suoi diritti divini. Perciò non meritava che il sole gli desse la luce. E come la luce lo investiva, si sentiva strappare i diritti della sua luce. Ogni cosa creata che prendeva e godeva erano tanti strappi che gli faceva. Se non fosse per la mia umanità, per l'uomo, tutto era perduto. Perciò il non fare la mia volontà racchiude tutti i mali e fa perdere tutti i diritti del cielo e della terra.
Il farla racchiude tutti i beni ed acquista tutti i diritti umani e divini. Come sempre, brano meraviglioso, questo ed altamente edificante. Due sono le parti in cui è distinto, una più bella dell'altra. La prima in cui Gesù ci ricorda quella bellissima operazione divina che è la creazione, l'atto continuo di conservazione nell'essere di tutte le cose. Come ho detto tante volte, sia in sede di meditazioni che anche soprattutto forse di catechesi sulla Divina Volontà, questa verità su cui Gesù torna tante volte fu già benissimo compresa e egregiamente spiegata dal grande teologo, sacerdote, dottore, un luminare, un genio e una colonna nella Chiesa che è San Tommaso d'Aquino, il quale spiegò in maniera stupenda che Dio è l'origine in quanto creatore di tutte le cose, nessuno è esclusa, come dice il Santo Vangelo nel Vangelo di San Giovanni. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui, attenzione, niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Niente è stato fatto che tutto ciò che esiste. Amico mio, amica mia, alza gli occhi mentre ascolti, guardati intorno e pensa bene che tutto quello che vedi, tutto quello che vedi e anche tutto quello che non vedi, perché tu non vedi l'aria che stai respirando, per esempio, non vedi quello che accade dentro il tuo organismo, non vedi il tuo sangue che sta circolando. Certo, senti il tuo cuore che palpita se ti fai attento, senti il respiro se ti fai attento. Non vedi tutta la fibrillazione di attività che ci sono nel tuo organismo, non vedi tutto quello che il tuo cervello sta facendo adesso nell'atto di ascoltare, quello che sta succedendo nel tuo orecchio, i suoni che arrivano, le cose che agitano, come il cervello recepisce e recepisce perché tu, come me, parli l'italiano e capisci l'italiano. Se mi mettessi a parlare in un'altra lingua, adesso tu non capiresti niente se non conoscessi l'altra lingua, eccetera. Tutte queste cose, tutto, cosa è? Viene dal nulla. E c'è adesso, lo vivi adesso, lo vedi adesso. Lo percepisci adesso e puoi stare tranquillo che così sarà fino alla fine del mondo, perché una volta che Dio crea una cosa, quella cosa resterà. Einstein disse una cosa che è vera se rettamente interpretata. Nulla si crea e nulla si distrugge. È vero che nulla si crea da se stesso, perché è Dio che crea tutto. È invece vero che nulla, non solo si distrugge, ma nulla può essere distrutto. Solo la divina volontà potrebbe distruggere quello che ha fatto, ma la divina volontà quello che ha fatto non lo distrugge. E qui oggi Gesù, in maniera magistrale, ci spiega perché. Molta gente si chiede, ma perché Dio non ha annichilito i diavoli o non li annichilisce? Perché non li annichilisce? Perché non li annichilisce? Una risposta c'è già nel bellissimo, adorabile, meraviglioso, stupendo, come tutta la Sacra Pagine, Libro della Sapienza, no? Il Signore nulla disprezza di ciò che ha creato. C'è quel bellissimo passo, Sapienza 11:24, dove
Il Signore dice: tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Le cose che Gesù ci dice oggi sono contenute nella Sacra Scrittura, il Libro della Sapienza. Io lo raccomando, è un godimento assoluto spirituale leggere questo libro. È meraviglioso. Ogni sillaba, tutta la sacra pagina è così, ma ci sono alcuni passaggi qui, almeno per la sensibilità del mio spirito, che sono veramente spettacolari. Nel versetto seguente: come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? Sussistere una cosa che tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Vedete, conservarsi, sussistere, nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu risparmi tutte le cose, versetto 26, perché sono tutte tue, Signore amante della vita. Sono delle cose veramente bellissime e meravigliose, no? Cosa si è inventato nostro Signore? Veramente tanta, tanta, tanta roba. Opere meravigliose, uscite dalle sue mani e da lui conservate nell'essere. Nell'essere. Ripeto, tu ami tutte le cose che sono, meglio sarebbe, agapas carta onta panta. E nulla odi delle cose che hai fatto. E non puoi odiare niente di quello che hai fatto. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? Bellissima questa espressione, no? Sussistere, continuare, il verbo greco è diameno, cioè è rimanere attraverso il tempo, letteralmente, no? O conservarsi. Se tu non l'avessi chiamata, bellissima, non è chiamata, la traduzione è chiamata all'esistenza, ma è chiamata da te. Il testo greco è to me clethen hypossou dieterete. Se non da te l'avessi chiamata, si conserverebbe letteralmente. Hypossou, da te, da te, ogni cosa creata viene da Dio, porta la sua impronta. Signore amante della vita, anche qui ci sta in greco, attenzione, despota. Non ci si scandalizzi, che Padre Pio chiamava nostro Signore il padrone, despota. E il verbo è filo. Psiuche non è amante della vita, ma qui è amante delle anime. Delle anime, dici, ma l'anima c'era soltanto l'uomo, e non è proprio del tutto corretto questa frase qui. Non è così semplice, direbbe qualcuno. L'uomo ha l'anima spirituale o l'anima razionale, in cui si trova la divina somiglianza, che lo rende intelligente e libero, capace di conoscere e amare Dio. Ma i nostri cari fratelli animali hanno l'anima animale. San Tommaso d'Aquino e i grandi classici, Aristotele, perché sono comunque esseri animati, no? Si muovono, hanno dei sentimenti embrionali, ma anche
Le piante hanno un'anima, i classici la chiamavano l'anima vegetativa. Ecco, io invito tutti a immergersi in questo spettacolo unico al mondo. E Gesù spiega perché, attenzione, nelle nostre opere noi ci mettiamo la vita nostra, cioè, dice Gesù, mentre quando un uomo fa qualcosa, non ci mette dentro il suo respiro, il suo palpito, la sua vita, il suo calore nell'opera sua. Perciò la sua opera è separabile da lui. Facciamo un esempio, io sto facendo adesso questa meditazione, sta andando in diretta, sarà poi registrata e messa a disposizione di chi desidera ascoltarla nei canali, sui podcast, su YouTube. Quando io avrò finito, certo, questa è una cosa che ho fatto io perché ci sta la mia voce dentro. Sapete che la voce è uno dei distintivi stretti dell'uomo, ma quella cosa è separata da me. Io addirittura nemmeno me la ricordo dopo che ho finito. Non sarei capace di rifare, di ridire le stesse cose che sto dicendo adesso esattamente così come mi escono. Non sarei capace, cioè, per poterla rifare dovrei mettermi a studiarla per 3 mesi, impararla a memoria e poi oppure trascriverla e leggerla a pappagallo, ma io non sarei capace di rifarla così come l'ho fatta. Perché? Perché è uscita da me e una volta che esce è separata da me, cioè quello che io sono non è contenuto in quell'opera. Mi spiego? Questo è un esempio che possiamo fare chiunque di noi, no? Se qualcuno di voi parla con qualcuno, finisce poi di parlare, e se gli dicessi, bene, adesso ripeti alla lettera, sillaba per sillaba, tutto quello che hai detto, nessuno è capace a fare questa cosa qui. Nessuno. Perché? Se il tuo palpito, il tuo respiro, la tua vita, il tuo calore fosse nella tua opera, tu saresti inseparabile da quella. E ne avresti a piena disposizione in ogni istante. Ma siccome si separa da te, una volta che tu l'hai fatta, è un'altra cosa rispetto a te. Ma le opere divine non sono così. Attenzione, questa è una cosa meravigliosa che oggi ci dice nostro Signore. Le opere divine non sono così. Una volta che Dio fa una cosa, è vita che ci mettiamo e si ama tanto che per conservarla facciamo correre sempre la nostra vita, nell'opera nostra. E se vediamo pericolo come fu dell'uomo, mettiamo la nostra vita per salvare la vita che corse nell'opera nostra. Ecco perché. Il libro della Sapienza. Dio ama le cose che ha fatto e non distrugge niente. Tu risparmi tutte le cose, perché sono tutte tue in questo senso. Sono tutte tue. Ecco perché anche i malvagi sussistono nell'essere, anche i demoni sussistono nell'essere. Sussistono nell'essere, non c'hanno niente altro, eh? Sussistono nell'essere, perché l'essere che Dio gli ha dato, quindi l'essere, la natura angelica di quel singolo angelo, e l'individualità, perché Lucifero è diverso da tutti quanti gli altri demoni che ci sono andati dietro. Lucifero è Lucifero, ogni singolo angelo ha una personalità propria, ha una caratteristica proprio così come ogni singolo essere umano. Allora, Dio continua ad amare ininterrottamente ciò che è uscito dalle sue mani, perché i demoni non sono stati creati cattivi, sono diventati cattivi, si sono pervertiti con la loro volontà e la loro perversione in quanto creatura angelica è irreversibile. Ma sono creature di Dio e quindi sussistono. Dio non stermina le cose che ha fatto. E io, è un mio pensiero personale, non mi ricordo se negli scritti c'è questa cosa, però avendo un pochino compreso alcune cose della divina volontà, voi sapete che il nostro Signore Gesù Cristo, per esempio, ha rifatto tutti quanti gli atti degli uomini, compresi delle anime dannate, perché anche se quell'anima dannata è dannata e quindi perde ogni contatto personale con Dio e la possibilità di goderne, però attenzione, può una cosa creata da Dio essere definita un fallimento totale? Quindi, perché un'anima dannata è il fallimento assoluto? Assolutamente no.
Ed è per questo che Gesù, ed è per questo che la Madonna, ed è per questo che Luisa, ed è per questo che ciascuno di noi, nella divina volontà, se vuole, può rifare tutti gli atti di un'anima dannata. Perché? Perché quella vita, da un punto di vista oggettivo, sia perfettissima e abbia dato a Dio tutta quanta la gloria che si meritava, anche se da un punto di vista soggettivo, a causa della sua volontà depravata, se n'è andata a dannarsi. Questa è una cosa, questo era indispensabile che il Verbo facesse una cosa di questo genere. E è un mio pensiero, non mi ricordo negli scritti che ci sia una cosa di questo genere. Può darsi che mi sfugge, perché non ho la memoria evidentemente di tutti i 36 volumi. E gli angeli decaduti? Gesù e la Madonna si saranno inventati qualcosa per salvare, tra virgolette, da un punto di vista oggettivo, fermo restando che loro sono inconvertibili, insalvabili, ma quell'esistenza che sarà eternamente un'esistenza depravata? Credo che sia prudente, opportuno, possibile, probabile. Non mi spingo più oltre, perché non vorrei certamente, non essendo addentro la Santissima Trinità, dire qualche strafalcione, ma pensare di sì, alla luce di questo che abbiamo oggi imparato. Poi dice a Luisa una cosa: il tuo vivere nel mio fiat divino incominciò col chiederti la tua volontà, che tu ben volentieri mi cedesti. Ogni giorno noi dobbiamo metterci davanti al Signore e dirgli: tu gliela vuoi dare la tua volontà al Signore? Ma non a chiacchiere, in tutto e per tutto. In ogni istante, in ogni nanosecondo, in ogni cosa. Vuoi piano piano tendere ad una vita come quella di Maria, dove non esiste più la parola io voglio, assolutamente parlando, se non: io voglio solo ciò che tu vuoi. E questo non a chiacchiere, non a parole né con la lingua, direbbe San Giovanni, ma coi fatti e nella verità. Quante volte rinnovi a Dio le tue offerte? Adesso stiamo in Quaresima. A dirgli: Signore, se tu la vuoi proprio completamente annichilire la mia volontà, la vuoi mortificare in tutto, vuoi chiedermi ciò che io mai volentieri ti darei, che mi spaventa tanto, che mi fa tanta paura, che e non ci rinuncerei mai. Sì, subito, se tu lo vuoi, ieri, prima d'adesso. Questi esercizi, figlioli miei cari, sono di una portata santificante immensa. Fateli nelle vostre preghiere personali davanti al Signore. Seconda parte della meditazione. Luisa ritorna al peccato originale e dice: quando l'uomo respinse la volontà divina per fare la sua, e lei c'ha un'intuizione soprannaturale, comprendevo bene il gran male di fare l'umana volontà. In questa Quaresima, siamo in Quaresima, se uno si mettesse in ginocchio e chiedesse al Signore: guarda, voglio un bel regalo, vorrei un bel regalo di Pasqua, non usiamo mai il termine voglio, che è sempre pericoloso. Sai che bel regalo di Pasqua vorrei? Che tu mi facessi proprio capire, ma non tanto capire con la testa, percepire, sentire il grande male del fare l'umana volontà. È una grazia questa, è un dono. Il grande male di fare l'umana volontà, la tragedia, l'orrore, l'incubo, il disastro, le sofferenze che arreca, la tristezza, i cataclismi, l'orrore, quello è l'orrore assoluto. E Gesù dice: bada, bada, che se non fosse già stata prevista la mia incarnazione, i miei meriti e tutto quello che avrei fatto, qui sarebbe successa una cosa che
avremmo fatto tornare tutto quanto nel nulla. Tutto nel nulla. Capiamo, no? Quindi attenzione, una cosa che Dio crea non può per sua volontà andare distorta. Però, se succede una tragedia come questa, in teoria, il nostro Fiat stava in atto di ritirarsi dal cielo, dal sole e da tutta la creazione per risolverla nel nulla. Quindi Dio potrebbe fare una cosa di questo genere, evidentemente. Perché colui che aveva respinto la nostra divina volontà non meritava più che il nostro Fiat mantenesse l'atto continuo di creazione e conservazione di tutta la creazione, perché era stata fatta per l'uomo e data a lui come dono al suo creatore. Ma io, il Verbo eterno, che evidentemente per quanto riguarda la storia della terra, è chiaro che qui c'è sempre questo doppio piano, no? Del tempo che scorre per noi e dell'eternità, dove il tempo non c'è, che è quella di Dio. Però Adamo ha compiuto il suo peccato originale nel tempo, sulla terra, e al peccato di Adamo sulla terra, nel tempo che scorre, ancora non c'era stata l'incarnazione, era stata decisa, ma ancora non si era verificata. Allora, in quel momento, in questo misterioso rapporto tra tempo e eternità, che non ci è data la possibilità di, almeno a me, io, cioè, di coglierlo, ma c'è, anche se noi non possiamo comprenderlo, dice: io mi sono presentato, ho offerto tutti quanti i miei meriti futuri, e per me e per preservare la Vergine dalla colpa originale, perché il peccato originale di per sé è il motivo per cui Satana li ha aizzati, che non voleva che nascesse quella donna tutta pura che doveva essere l'incarnazione lo strumento dell'incarnazione del Verbo. E lui pensava, dice: adesso facciamo il peccato originale, così infettiamo tutti, voglio vedere se riesce a far nascere questa vergine, e se nasce lui da questa vergine, così è mio schiavo. Questo era quello che c'era dentro la testa del diavolo. Non andando a immaginare che Dio poteva fare un miracolo, quale l'Immacolata Concezione. Però attenzione, vedete come si capisce che anche l'Immacolata Concezione è un dono, è una salvezza più grande. Dice: le offerse per preservare la Vergine Immacolata dalla colpa originale, la dottrina della Chiesa, cioè la soluzione che ci fu ai tempi dell'Immacolata. Dice: ma no, all'Immacolata non è possibile che ci sia, perché deve essere salvata come tutte le creature. Ma la Madonna è stata salvata, perché se non ci fossero stati i meriti, se Gesù Cristo non fosse morto in croce, detto fuori di metafora, non fosse stato flagellato, la Madonna non avrebbe potuto essere concepita immacolata. È impossibile, perché la razza umana è infetta, non c'è niente da fare. Per cui quel miracolo che è avvenuto all'atto del concepimento di Maria è stato possibile in vista dei meriti di nostro Signore. E solo in forza di tutto questo è continuata l'opera creatrice e conservatrice del Fiat. Se non fosse per la mia umanità, per l'uomo tutto era perduto. Noi comprendiamo, cioè, qui siamo in tempo di Quaresima, dobbiamo in questo tempo tanto meditare sulle sofferenze, sulla passione, sulle pene, su tutto quello che il Signore ha fatto per noi. Ma quanto dobbiamo essere grati? Non c'è, se stessimo tutta quanta l'eternità in ginocchio, prostrati ai suoi piedi, dicendogli: ma grazie Gesù, ma grazie, ma grazie, non avremmo fatto niente, non avremmo, sarebbe poco, sarebbe. Chiudiamo lasciandoci nell'anima questa sorta di testamento con cui Gesù chiude il brano di oggi, no? Non fare la mia divina volontà racchiude tutti i mali e fa perdere tutti i diritti del cielo e della terra. Farla racchiude tutti i beni ed acquista tutti i diritti umani e divini.
Un grazie immenso, Signore Gesù, per tutto quello che ci hai oggi donato, per le cose meravigliose con cui ci hai istruito. Ecco, ti chiediamo umilmente in questo tempo santo e benedetto di poter volgere il nostro sguardo a te e moltiplicare con la gratitudine per tutto quello che tu hai fatto per noi, ringraziandoti del fatto che siamo conservati nell'essere della tua bontà e ricordiamo che se tu non avessi sofferto per noi, veramente tutti saremmo stati completamente perduti. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.